Ditemi la verità, sto bene? Ma certo che sì, zia! Zia, te lo abbiamo già detto almeno 10 volte! Hai ragione, però mi sento un po' antiquata! No, ascolta, sei bella! Ah, come no, amore mio, grazie! Secondo me devi pulirti le lenti a contatto che sono un po' sporche! Invece no, basta, Claudia ha ragione! Guarda, quando Luis Miguel ti vedrà resterà a bocca aperta! Ah, che belle le mie principessine con le loro buone vibrazioni! Scusatemi, è che sono molto nervosa! Sapete da quant'è che non vado ad una festa? Deve essere da moltissimo tempo, ho ragione. Ecco, non esagerate, non è poi così tanto. Insomma, mi ricordo che andavano di moda i menudo. Menudo? Sì, Pulcini, non ricordate la canzone? Sali sulla mia moto, non hai mai conosciuto l'amore? Zia, per favore smettila di cantare, perché come cantante sei un'eccellente insegnante di recitazione. Te lo prometto. Pulcino, che cosa ti prende? Niente, zia. Non ho niente. Come no? Guarda che ti conosco, io non ci casco. Perché questa faccina? Beh, nulla. Il fatto è che mi sento sola. Insomma, se ci pensi bene, voi due arrivereste alla festa accompagnati, mentre io verrei da sola. Non è proprio così, amore mio. Invece sì. Scusa, tu vai con Luis Miguel e lei con Ricky. È vero, ma resta il fatto che non sei da sola. Tu hai Victor e anche lui sarà alla festa. Sì. Lo sapete che non posso contare su Victor, ci vado da sola a questa festa. Invece no, piccola, non ci andrai da sola. Perché ti stavo giusto aspettando per accompagnarti alla festa di Rosemary. Gustavo! Accidenti, è incredibile! Ma sono veramente elegante e bellissima! Continuiamo a intervistare gli invitati! Ragazze, Gabi, andiamo a fare le interviste, forza! No, ma sei matto? E se arriva Rosemary e noi non siamo qui, eh? Ferme! Non possiamo lasciare la nostra postazione! No, Vanessa, prendi una decisione! Ha ragione! Perché dobbiamo competere per forza con i ragazzi? Perché sì! Perché la Date non può cedere neppure un millimetro di terreno a Zumba TV! Vero, Gabi? Ma Zumba TV è molto più avanzata tecnologicamente, come ben sapete, e io come direttore realizzerò una panoramica verticale dell'arrivo di Rosemary. Panoramica come? Ma verticale, bestia, cioè una ripresa dal basso a salire, insomma, dalle scarpe alla corona. Ah, bene. E noi invece dobbiamo approfittare di tutte le nostre risorse, come ad esempio il microfono. E quando arriva Rosemary glielo piazziamo davanti così da catturare la sua bellezza. State parlando di me? No, stiamo parlando di Rosemary. Gabi, sei davvero tu? Buonasera. Come stai? Dimmi una cosa, sei venuto per accompagnare me o per fare pubbliche relazioni con le tue fan? Smettila, amore, basta. Senti, non fare così, lo sai che io ho occhi solo per te, dai. Ah, eppure lo nascondi molto bene. Che dici? La smettiamo di discutere e non fare questa faccia, che così non si vede quanto sei bella. Ma che bugiardo. Comunque non ho questa faccia solo per le tue fan. Ah, no? No. No, sono dispiaciuta perché Barbara non ha avuto il permesso di venire alla festa. Ah, in effetti sì, povera, chissà com'è triste. Triste? Triste è poco, se penso a quant'era entusiasta. Povera Barbara. Però, insomma, sai una cosa? Non importa, a questa festa noi due ci dobbiamo divertire, ok? Certo, hai ragione. Brava, adesso mi devi solo fare un bel sorriso, in fondo mica stiamo andando a un funerale, no? È vero, questa serata sarà super divertente. Soprattutto perché sei arrivato tu, Jorge. Io? Sì. Tutti stanno aspettando le celebrità e tu sei la prima star che è arrivata. Beh, dai, stai un po' esagerando adesso. Jorge, andiamo. Ah, ma dai, non essere egoista. Tu lo avrai per tutta la serata. Bravi, questa è la faccia perfetta. E poi non puoi andartene, dobbiamo farti un'intervista per la rivista Super Pop. Che? Mi volete intervistare? Ci mancava. Sì, sarebbe il massimo poter intervistare l'interprete della leggenda latina. Scusa, che cosa? Jorge, cosa si prova ad avere tutta questa attenzione su di sé? Insomma, pare che ormai molte delle tue fan ti amino. Beh,
non amano me, amano la leggenda. La verità è che non si può resistere al fascino di un esperto in amore. Figurati, adesso anche io mi sto innamorando. Ma dimmi la verità, quante fan ti hanno già contattato? Signor Leggenda, perché non le lascia un po'... anche a noi altri. Questa è un'informazione che non posso rivelare, ma una cosa te la dico: l'amore, dammi retta, sta da tutte le parti, bambolina. Ah, sai, è molto difficile non perdere la testa per un ragazzo come te. Come hai detto? Amore, non sta parlando di me, ma della leggenda. Certo, non sia mai. Scusa, credi che ti manchi molto? Perché se restiamo qui ci perdiamo il valzer. No, no, ora andiamo, non preoccuparti. Lascia che la leggenda finisca la sua intervista. Eccomi qua, dimmi, dove eravamo? Senti, Orge, se ti sto creando problemi con la tua ragazza, possiamo tranquillamente finirla no, qui. No, 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 tranquilla. La mia ragazza ha solo un carattere un po' difficile. Continuiamo. Allora proseguiamo, perché ho ancora molte domande da fare. Al supereroe dell'amore? Puoi farmi tutte le domande che vuoi. Fai pure, perché ho molte cose da dirti, bellissima. Ah, Orge, non ti rendi conto che la fama ti sta dando alla testa? Se continui ad essere così insopportabile, stasera chiudiamo. Ma non esiste una tecnica biomeccanica per camminare con questi cosi? Oh, Yubi, ti ho detto di no! Senti, tutto quello che serve è la grazia. Ma in fondo che grazia pensi di avere tu? Guarda che ti ho sentito, ti prendi il gioco di me? Ah, io? Oh, ma insomma, come puoi dirlo? Avevo solo detto che... ecco, che peccato che Barbara non sia potuta venire. Ah, sì, poverina. E lei che voleva tanto ballare con Nicholas. Ah, sì, beh, pazienza. Andiamo a divertirci e non ci pensiamo. Dai, muoviti. Ragazzi. Flor, l'hai vista anche tu? Ragazze, ragazze! Oh, sì? Non mi piace per nulla! Se vuoi imparare a camminare con i tacchi, questo è il momento! Sono io! Guardatemi! Oh, Barbara, che paura! Si può sapere che ci fai qui? Tuo padre ti ha fatta venire! Oh, no, ragazze, magari... Aspetta! Non sarei mica scappata! Accidenti, perché l'hai fatto? Stai spezzando il delicato vincolo di fiducia tra padre e figlia. Tuo papà penserà che ho una cattiva influenza su di te, è ingiusto. Senti, datti una calmata, che mio padre neanche sa che esisti. E poi sono venuta solo per dare un'occhiata, perché non sopporto che la giraffa monopolizzi l'attenzione. E allora che pensi di fare? Ecco, l'unica cosa che voglio è sorprendere Nicholas con il mio vestito nuovo. E poi me ne vado, però per farlo ho bisogno del vostro aiuto. Di noi due e... E perché? Beh, perché non voglio che Kelly mi veda, non ne sarebbe felice, non voglio che litighi con papà. Guarda, non lo so, a me non piacciono i segreti. Ma dai, si tratta solo di un attimo. E poi ti assicuro che se tu l'aiuti, ricambierai il favore insegnandoti a camminare sui tacchi. Ho ragione? Sì, certo, certo che sì. Però solo se giurate che mi aiuterete a non farmi vedere da mia sorella e a farmi sconfiggere quella giraffa. Lo giuriamo! Flor! Le graziose! Orge, o per meglio dire, leggenda. Questa sarà la migliore intervista di stasera, ne sono sicura. Beh, ti ringrazio, è fatta in nome dell'amore, bambolina. Quindi la prossima volta che vuoi un'intervista con me, devi semplicemente pensarmi. Contaci pure. Ciao. Dov'è Kelly? Non mi aspettava qui. Sì, certo, ma è da tempo che se n'è andata. E perché tu lo sappia, aveva una faccia. Oh no, non sai cosa mi aspetta. Ciao. Oh, povero Orge. A quanto pare alla sua fidanzatina non piace affatto l'idea che lui sia la leggenda latina. Jessie, guarda chi sta arrivando. Chi sono? La coppia della serata, Victor e Yuvana. Allora, alla fine Victor è venuto con Yuvana. A quanto pare quell'antipatica ottiene sempre quello che vuole. Andiamo, non perdiamoci l'entrata. Fermo, fermo. Se vuoi vai avanti tu, che io resto un attimo qui per prepararmi le domande dell'intervista. Io ti raggiungo lì, okay, vai, vai. Ok, perfetto. Questo scoop sarà bellissimo. Ah, con le informazioni che otterrò stasera, mi vendicherò di qualcuno. Mi devo preparare. E preparati anche tu, Yuvana.
Non entrerai da sola, piccola. Sono qui apposta per accompagnarti. Se no, a che servono gli amici? Beh, guarda, grazie per il pensiero, però... Però non voglio avere altri problemi con Victor. Ehi, sta arrivando un'auto. Di sicuro è Rosemary. Ah, che emozione, la festeggiata. Non vedo l'ora di vederla. Che deve bella. Essere bellissima. Sei bellissima. Che cosa hai fatto? Ma no, niente. Devi essere tu che mi vedi diversa. Gabby, arriva Rosemary! In quell'auto! Eccoci sì! Finalmente! Sta arrivando la macchina della festeggiata! L'emozione è al massimo! E ovviamente Date è qui perché voi possiate seguire passo dopo passo il compleanno Ma di Rosemary! Ma toccherà a Zumba TV il privilegio di aprire lo sportello dell'attesissima festeggiata! Sempre se la Date glielo permette! È Yuvana! Sì, Yuvana! Permesso. Allora, dunque, bella signorina, un saluto per i tuoi fan. Sono molto emozionata per questo evento tanto atteso. E sono venuta con il mio compagno, Victor, che è un eccellente cantante. Non è Rosemary, credo sia Yuvana. Sì, è Yuvana ed è molto elegante. È venuta sola? Sembrerebbe di no, ma da qui non riesco a capirlo bene. No, aspetta. Non ci posso credere. Yuvana è venuta con Victor. Somos Trio, hasta el final. Va bene, adesso però non fare quella faccia. Di sicuro Victor ha una spiegazione. Che se la tenga stretta, Claudia. Non ci posso credere che abbia avuto il coraggio di venire qui con Yuvana. Giuro che non glielo perdonerò mai. Lo vedi, piccola? Ti preoccupavi tanto di non farlo arrabbiare e guarda, lui arriva tutto felice con un'altra. Ti prego, non gettare benzina sul fuoco, Gustavo, no, ti prego. No, zia. Sai, Gustavo ha perfettamente ragione. Sai cosa? Accetto il tuo invito. Dici davvero, piccola? Sì, andiamo. Voglio arrivarci con te accanto alla festa. Victor, una domanda per i Date ascoltatori. Certo, cara, dimmi. Bene, tutti vorremmo sapere com'è possibile che un ragazzo con una fidanzata così adorabile come Cheryl venga alla festa accompagnato da Yuvana, meglio conosciuta come la ruba fidanzati. Beh, devi considerare che... Datemi solo un attimo. Il fatto è che Vanessa ha posto male la domanda. Quello che voleva dire è questo. In che momento due stelle come voi si sono messe d'accordo per arrivare insieme a questo evento? Beh, ecco... Noi due abbiamo deciso di venire insieme a questo compleanno per promuovere il nostro prossimo tour del paese, dove sicuramente ci sarà anche la mia cara amica, Cheryl. E non avete paura che il pubblico non apprezzerà che Victor e Cheryl cantino al concerto della Rub... di Yuvana? È praticamente impossibile perché gli show con questi artisti stanno avendo successo. Però un mezzo così antiquato come la radio non può sapere cosa va di moda. Andiamo avanti, ho un'altra domanda. È vero che una delle tue nuove canzoni è in cima a tutte le classifiche? Ah sì, grazie al supporto del mio pubblico la mia canzone è la numero uno in tutto il Venezuela. Perciò mi raccomando, non perdete il mio prossimo concerto che sarà un vero successo con le mie nuove canzoni e un bellissimo show preparato apposta per voi. No, aspetta, pubblico! Ragazze, qua la mano. Sì. Dobbiamo approfittare che tutti sono distratti da Yuvana per raggiungere il salone. Andiamo? Sì, andiamo. Sì, andiamo. Dico, andiamo via. Ragazze, pericolo scampato? Sì, almeno credo. Bene. Barbara! Kelly! Oh, accidenti! Che combinazione! Si può sapere che cosa ci fai qui? In questo momento iniziano a camminare sul tappeto rosso le superstar Yuvana e il grande Victor, che non è venuto accompagnato dalla sua fidanzata Cheryl. Guarda, Gabi, arrivano altri invitati! All'attacco! Continuiamo a ricevere gli invitati! Facciamo un grande applauso a Cheryl e a Gustavo! Che cosa? Cheryl è venuta con Gustavo! Guarda, Mandy! Insomma, stai attenta al mio vestito, per favore! Ma guarda, lì ci sono le telecamere! Perfetto! Così faranno la migliore inquadratura della serata quando arriveremo noi! Sì, ma credo che stia arrivando qualcun altro perché... Ah, non vedo bene, ma a quanto pare c'è una gran confusione all'entrata! Che? Allora è meglio se aspettiamo!
Ma perché qui? Non è meglio se entriamo una buona volta? Ma no, Mariale, noi non possiamo entrare con tutta quella gente, così non riceveremo l'attenzione che meritiamo. Beh, sì, hai ragione, ma nel frattempo che ci facciamo qui? Indovina, ci nascondiamo bene, in modo che nessuno ci veda. E aspettiamo il momento perfetto per entrare. Voglio vedere la faccia che faranno tutti quando ci vedranno, te lo immagini? Le supermodelle e il loro ingresso trionfale. Eh già, anche se ancora non ho metabolizzato, che entrerò senza cavaliere. Ah, ma dai, ci sono io! Tu non sei un cavaliere. Lasciamo stare, non importa. Oggi è la mia ultima occasione di umiliare quella dilettante davanti a tutti quanti. Dai! A proposito, facciamolo prima che inizi la sua festicciola. Pronto? Ehi, sono Luciano. Senti, per caso sei già arrivato lì? Lì dove? Alla festa di Rosemary, ovvio. Ah, no, Luciano, non ci vengo alla sua festa. Come? Ma figurati, dai. Tu non vuoi andare alla festa della tua brunetta? È così, insomma, è una storia lunga, però... Per riassumere, ho litigato con Rosemary. Beh, allora vedi tu. Anche se al posto tuo ci andrei, e come? Questa festa sarà pazzesca. Io ho appena lasciato Yuvan e Victor, e se trovo parcheggio vado anche io. Che cosa? Alla fine Victor è entrato con Yuvan. Sì, lo so, anche a me è sembrato un po' strano, sai, per Cheryl intendo. Però ora ascoltami, se decidi di venire, avvisami, perché devo parlarti di una cosa molto seria. Di che si tratta? Vedi, è che ho trovato finalmente la prova che è Anna Karina che sta copiando i CD di Yuvan. Non può avermi fatto questo. Dove credi di andare, Firmo? Non puoi permetterti di lasciarmi da sola davanti a tutti. Scusa, ma non lo vedi che Cheryl è arrivata con Gustavo? Che ci fanno insieme? Non lo so. Lo scoprirai dopo, ok? Tanto è questo quello che lei ha sempre desiderato. Venire con lui alla festa. Cheryl, noi siamo tue amiche da tutta la vita. La Date vuole una tua esclusiva. Quasi, cognata. Zumba TV vorrebbe una tua dichiarazione. Ah no, ferma, per favore, non farlo. Non puoi traderci in questa maniera. Basta, adesso calmatevi un attimo. Fate le domande e risponderò a tutti. Allora, rispondi a questa domanda. Sì, certo. Victor e Yuvana sono arrivati insieme da poco. E tu ora sei arrivata al braccio dell'affascinante Gustavo. Che significa? Che il tuo fidanzamento con Victor è finito? Sì, esattamente, avete capito bene. La relazione tra me e Victor è finita definitivamente.